Buongiorno a tutti ragazzi, siamo sempre su Uncharted e allora vi sto spiegando, qua siamo di nuovo bambini perché è un altro flashback, in teoria è quello che è successo dopo il capitolo 1. In teoria dobbiamo entrare nella villa a far boh, a cercare le cose, quel che dobbiamo trovare. Che sia aperta? Eh già. Cioè, troppo facile se no, eh. Quindi io direi. Lami la poda. Ah no, è. Ah no, è un semplicissimo laghetto. C'è una fontana. La risposta ti manderebbe in depressione. Ok, non so da dove cominciare a cercare. Ma credo che qua siamo un po' fuori strada. Quindi direi. Aspetta. No, no, no. Allora di là siamo un po'. Siamo troppo lontani. Ah, non pensavo ci fosse un tesoro, vabbè. Comunque, dall'altra parte non abbiamo visto però. Ok, qua c'è l'entrata principale. Ed è ovvio che non è qua. Questo può darsi. Ah no, è da dove siamo arrivati? Ma perché? Io direi. Qua non usciamo. Oh, di qua. Non abbiamo mai provato qua. Come mai? Beh, qua può darsi. E ovviamente no. Esatto, sul retro. È sempre più facile sul retro. E qua c'è mezzo sole, mezzo luna. Vabbè, che tempo è qua? E qua? No. Chiusa. Qua fontanella. Dove sei? Oh, dov'è? Dove è andato? Oh, ma qua perdo la gente. Mi sa che. No. Qua è? Ah, eccolo là. Da quant'è che mi aspettava? Vedi che rimanevo alla ferma così per mezz'ora. Ok. No, su. Ah, su, ok. Sì, ok, ma che. Dai. Ho già capito. Esatto. Spero che non ci freghino. Perché è probabile. Vai. Forza, io sto aspettando te. Oh, finalmente. Oh, ce la fai? Ecco qua. Qua non c'è niente. Sì, vabbè. C'è tanta roba, ma. La roba che ci interessa? No. Oppure. Qua cos'è? No. Peccato. Vedi che ti avete cose da milioni di. Ma milioni di euro. E non li lascia là. Questo? Allora. Un tipo. Questo era in Giappone dunque. Cosa? Un'armatura da giostra francese. Beh, antiquariato dunque. Cosa? Ah, capito, capito. Sì, ok, hai trovato un'armatura giocata. Sì, un'armatura da giostra così. Ma non ci interessa per adesso. Ci sono quadri, barili, tutto. Vabbè, lo controlliamo, tanto vale. Qua c'è vernice, le cose imballate. Hai trovato, qua sono l'unico che cerca, eh? Questo no, un supporto. Può darsi qua dentro.
E questo? Niente. E certo non saranno in questa soffitta. Il Beh, scantinato è già. già pieno di attrezzature da viaggio e campeggio. Infatti, mi sa anche a me che è sotto. Possiamo andare? Ok, andiamo. Speriamo non ci Sì, sentano. eccoli. Gli appunti di nostra mamma. Come volevano, avevano dei quaderni in cui legato il foglio bianco. Ok, Non so pelle come bianca. usavano, ma questo posto è così grande. È come Eh già. stare in un Come buio impagliaio. fai a sapere che non sia, che ne so, qua sotto? Può darsi, eh. Ci vorrà un bel po' per trovare un biliardo, un calcetto qua sopra. Qualche dubbio. Vediamo. Eccolo, Aspetta, nelle mie eccolo cose. qua. Forse ne ho trovato uno. Ah, uno. No, non è Ah, proprio no. l'ultima. L'idea era giusta. Continuiamo a cercare. Vabbè, no, non lo leggo perché per pigrizia. Vabbè, ce l'abbiamo quasi fatta. La porta lì no. Sam, mi prenderai per matto, Cos'è? ma questo sembra un vaso della dinastia Ming. Nathan, nessuno sa di mente abbandonerebbe qui un vaso della dinastia Ming. Oh, magari appunto per questo nessuno lo lascerebbe qua, è per questo che l'ha lasciato qua. Quindi sì, psicologia inversa. È difficile che si... Questo? Questa è Un... casa tua. Cos'è? Ok, leggiamo. Ah, dal Perù. Un po' lontano. Che? Scimmia rodatrici. Ah, ok. Sì, ok, un viaggio in Perù. Eccetera, eccetera. Le statue non ricordano nulla. No. Dov'è? Tutti i posti in cui abbiamo vissuto. Ah, Esatto. Papà diceva sempre: perché disfarle? Tanto tra un mese traslocheremo di nuovo. Chissà. Ok, controlliamo lo stesso. Qui c'è un'altra porta. Com'è È chiusa. chiusa? Dai, proviamo insieme. Pronto? Sì, ma non ci sentono? Perché la terza va se funziona sempre. Che cavolo? Un sarcofago. Sembra una specie di sarcofago. No, una specie. Sì. Guarda qua. Questo posto è pieno di sarcofagi. Sarcofagi. Sam, Gli piace l'antiquariato. è autentico. Cosa? Cos'è questo posto? Autentico. Andiamo a scoprirlo. Ok, comincia a farsi strana la faccenda. Sarcofagi Favore, quando morirò, autentici. seppelliscimi in uno di questi. Certo, Eh, posso anche mummificarti e mettere i tuoi organi in una giara. Ora che ci penso, meglio di no. niente che sia qua. Ah Vasi no. d'ambi. Forti? Eh già, autentici. Ci spera. E qua? Questo lo riconosci? Sì, dai, questo. Ho visto qualcosa del genere. Esatto, anch'io non mi Sì, ricordo qual è. sì. È etrusco. Ah, è vero. Sì. Marito e moglie, tumulati insieme. È un po' lugubre, ma devo ammettere che ha un suo fascino. Beh. Già. Resta lugubre comunque. Qua sotto può darsi che... Come? Vediamo. Questa mi sembra proprio un'antica Peccato. abitazione di una vecchia mesopotamica. Dove? Ah, ecco. Ah, sono sempre stato io quello spiritoso. Qualcosa qui? Controlliamo. Ok, mi sembra un po' vuoto. La porta è sbarrata.
Aspetta, non l'abbiamo controllato di là. Levati. Oh, ti levi? Qua non l'abbiamo visto. No. E infatti era vuoto. Quindi era meglio andare di qua. Guardami, Nathan. Chi sono? Ma il dottor Livingston, dai! Un figurino. Oh, ma non siamo tutti sapienti come te, eh? Ok, una cucina, sembra, d'epoca, ecco, Cosa non darei per un abito come questo? leggi, asta, ok, tira, ah, vabbè, un invito, a un'asta. Quindi non ci interessa. Aspetta, siamo appena usciti da qua. No, aspetta, sto facendo casino. C'era qualcosa. Ehi, guarda un po' qui. Cosa cavolo? No, no, teniamolo. Questa cosa è un forno. Tu pensa che dovevano indossarlo in battaglia. Quasi quasi lo tengo. Andiamo via con questo. E questo che è? Che Totem della fertilità. minchia è? Immagina cosa si prova a scoprire per primi queste cose. Primi. E qua? Questo tavolo è grande come quelli della mensa all'orfanotrofio. Ci vuole poco. Ci vuole poco. Caspita, qui dobbiamo organizzare delle feste da paura. Investi sopra E paura, non vedo questo niente di tavolo utile non qua. ci Da mancava. Infatti, vedere. ma sarà passato parecchio da lì Quindi invece. cambiamo sta. Armi d'epoca. Fucili, cose, in voi tutto. Ehi, guarda che roba, un elmo demoniaco. La Un difesa? elmo demoniaco. Sì, Facciamo buonanotte. Gli cambio. elmi vichinghi non hanno le corna, è persiano. Oh, Bello. ma penso. Abbiamo cambiato gli elmi. E Chissà se funzionano ancora. questo che una statua di qualcosa. Ecco. Aspetta che sia qui. No. Ehi, Lawrence d'Arabia. Già. Aspetta, sì, mi ricordo il terzo anche a me. Un'armatura? E qui? Francese, direi. Ah, già, l'armatura francese. E invece qua c'è una statua di cosa? Non riesco a distinguerlo bene. Ehi, cerca di non Qua farti è troppo l'entrata. distrarre. Ok. Quindi a scale. Però è grande sto posto, eh. Sarà difficile trovare il libro qua in mezzo. Un gran E contrasto. questo che. Sembra del sud-est No, asiatico. questo devi controllare. Qui è casuale. Ok. Non ci interessa molto sta roba. Oh mio Dio, cos'è questo? È pieno di piante o però un pollice verde e questo gira un altro ok in teoria sì, una lettera. Vabbè, poca importanza. Guarda qui. Bussola Meridiana. meridionale. Immagina solamente di essere sperduto in alto mare, con quegli strumenti come unico baluardo della vita. Sotto invece cosa c'è?
Non farò. Vabbè, pazienza. E un cos'è? Cosa? Quel che ne resta. Ah, Volevano comprare le loro cose, ma hanno detto di no. ho capito. Avevano bisogno di soldi. Gli stanno chiedendo di trasferire i sarcofagi, ma non gliene frega niente. Evidentemente. Ok, stacchiamo sto coso. Che fa casino. E qua? Ah, no. Conoscevano Amelia Earhart. Scherzi. Ok. Conoscevano tutti i più grandi. Niente. Perché ho proprio il sospetto che i diari della mamma non siano Come diari di no? Amelia. Diamo un'occhiata al suo. Oh, io controllo lo stesso. Dannazione. Uffa. Diari di viaggio di ogni angolo del mondo, ma nessuno è della mamma. Che cavolo, però. Ho sempre Signore, questo? riconosce Questo va Amelia? bene. Il fiore d'Amalbarosa si lega. Vediamo. Zitto, non suggerire. Al clan Tokugawa. Questo mi piace. So che è un po' pesantino. Ok, niente. E qua neanche. Ok, devo andare di sopra per forza. Perché dove sono le scale? Ah, su, ok, andiamo. Ah, però, scale proprio da recone. No, non ancora. Può darci che ci sia qualcosa qua. No, no. Casa della mamma. Quante porte ci sono? Chiusa. Oh. Si è buggato? Si è buggato! Ragazzi, si era buggato, non so perché. Spero non si bughi ancora. Ok, È chiusa. oh, non si è. Ma prima si era buggato. Casa della mamma potrebbero Non essere so delle perché. pazze. Ok, qua no. Anzi, sì, invece, oh. E dov'è allora? Oh, stanze tutte chiuse. E quindi, boh. Ma non è che dobbiamo esaminare di nuovo tutto? Che sto saltando. Vieni a vedere. Ok, che c'è? Ok, Il condotto dell'aria, lassù. proviamo. Allora. Ok. Cos'è? È una polaroid. Sì, fa vedere. Ah. Penso funzioni ancora. Dai, via di qua. Fai un bel Ma no, sorriso. ci sgamano. Ah, Guarda. ok. Ah, ok, vabbè. Ce la prendiamo, va bene. E che succede se lo scusi? Un altro po'. Ok, basta. E allora? Qua su. Andiamo. E Aiuto a non cadere. qua è il condotto. Allora? Oh merda. Vabbè, pazienza. Sì, vabbè. Quanta roba ha qua in sto coso, sto tipo? Eccolo qua condotto. Ora cerchiamo di vedere se c'è qua. Ok, labirinto. No.
Avanti. Di qua spero. Ah, ecco qua, si scende. Dov'è che porta qua? Oh, ce la fai? E allora? Cazzo. Dove siamo finiti? Vabbè. Cos'è? Boh. Codeina. Ok, proprio serrata. Forse. Ma non credo siano così stupidi da chiudersi dentro. Cos'è? Ok. Ah, per caso. Allora, magari cerchiamo una chiave, allora. Cioè, o lo lasciamo chiuso fuori. Eccolo qua. Cerchiamo anche il libro per me, eh. Questo cos'è? Una foto. Ok, ora apriamo la porta. Da quanto è che aspetta? Eccolo qua. Uffa, però. È una porta chiusa, ma. E come la apriamo? Ah, è questa? Spero vada la chiave. Ah, ok. Adesso qua è pieno. Credo sia proprio qua in mezzo. Ma dove? Non lo so. Cos'è qui? È questo? È qui? È questo qua? Cos'è? Ok, è questo qua. Per fortuna. Ora andiamo. Cos'è? CSM. Ma. Ah, ho capito. Sì, vabbè, sappiamo già la storia, no? Spoglio. Vabbè, non serve che lo leggiamo, se pensa tutto. Cosa hai trovato? 400 milioni. Tantini. Questo è un bel risparmio. Sì, neanch'io. Ma è. Sì, è di certo la grafia della mamma. Mani in alto! Lentamente! Ehi, quella non serve. Che cosa ha preso? Ehi, la pistola su di me! Datemi il diario! Ok, va bene. Va bene. Ok. Mi spiace, Nathan. E dunque? E adesso? E adesso cosa? Adesso? Aspettiamo. La polizia. Però, eh. Senta, perché andare incontro a dei grattacapi fermi solo per rovinare la vita di due ragazzi? Sarebbe. È un revolvere quello Costringetemi pesante. a spararvi. Per favore, signora, nessuno si è fatto male, giusto? Bisogna Giusto. affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Almeno lasci andare lui. L'ho portato per fargli vedere le cose di nostra madre. Tutto qui, lui non c'entra nulla. Cosa? Le ho detto che la colpa è solo mia. No. Vostra madre, hai detto. Sì. Sì, quel diario era di nostra mamma. Era. Siete i figli di Cassandra.
ahorcan. Salve. Mio Dio. Vi ho quasi sparato. Sì, a proposito, le spiacerebbe. E già si punta la pistola. Perché non si rifiuta mai. Conosceva mamma. Lavorava per me. Ah. Come credo avrete notato, sono una specie di collezionista. No, non l'ho notato. Quindi mamma era la sua interprete? Interprete? Cosa? Vostra madre era la storica più in gamba che abbia mai conosciuto. Ok. Insieme avremmo realizzato grandi cose. Ma poi la sua malattia. Mi spiace. No, tutto ok. È passato molto tempo. Le sue scoperte. Questa sarebbe stata la più illustre. Ah, giusto. Sei che parvi smagno. Conosco questo motto. È quello di Sir Francis. Sì, latino. Davvero? Personaggi storici. Erano gli argomenti a cena. Che? Eravamo una famiglia bizzarra. E ha mai parlato delle sue teorie riguardo Sir Francis Drake e i suoi eredi? Sir Francis Drake non ha avuto eredi. Già. Davvero? Secondo la storia ufficiale. La vostra madre e io non ci credevamo. Ah, dunque loro sono? Lo studio dei segreti di quel pirata è l'ennesima avventura a cui dovrò rinunciare. E dovrò rinunciare a molto altro. Tipo il cannone che ti stai sparando? Lo sfogo di un'anziana. Ecco. Oh, prendilo, eh. Appartiene a voi quanto a me. Chissà. Forse un giorno finirete ciò che lei aveva iniziato. Oh, cazzo. Sì, ecco. Possiamo andare, vero? No. Con la polizia. Siete riusciti a entrare? Non avrete problemi a uscire. Sì. Ma è giusto. Ecco. Grazie. Scusi il disordine. Ok, possiamo andare adesso? Dai, Nathan. C'è la pula, veniamo la pula alle spalle, eh. Cosa? Si sente bene. Ecco, sapevo io. Porca troia. E porca troia, sì. Ehi. Ehi. Qua la gente muore appena la tocchiamo. Manco fossimo sparsi di veleno. E porca troia. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, dobbiamo tagliare la corda. Non possiamo abbandonarla. Non c'è nulla che possiamo fare. Okay. Ci arrivo. Se gli sbirri ci trovano qui, eh. Appunto, ci c'avano qua. Dobbiamo andare subito. Subito, sì. E aspetto anche col cazzo. Merda. Ti mi è scappata la finestra. Esatto, appunto. La soluzione più ovvia, finestra. C'è scritto là, finestra. Ok, tu vai di sopra, tu vieni con me. Piano. Ma dobbiamo anche scappare, magari fosse stato così facile. Aspetta. Come aspetta? Oh, grande come salto, eh. Porca troia. Oh, almeno silenzio, dai, stavolta. Ci vorrà un po', sì. Ce ne abbiamo messo tanto tempo noi. Cosa? Aspetta, dai. No, far rumore, ok? Dobbiamo far piano. Arrivo. Ok. E poi ci sia. O spero non sospettino. Cazzo, quanti sono?
Sono tanti, eh. Ok, cerchiamo di uscire. Ah, ma non ci... O ce la fai? Su. Su. Cazzo. E porca troia. Ma come siamo colpevoli? Sì, ma cavolo, sono morto di infarto, non è colpa mia, eh. Fuma, si fuma canoni come un... Dove? Ah. Sì, vabbè, ma sei deficiente. Ah, c'è vado. È bello che se ne stanno fermi a guardarmi. Non è che cercassero di... Cioè, manco cercassero di prenderci... Lol. Ciao di l'auto tanto. Oh, ci è mancato poco, eh. Si ho capito di qua, ma dove stiamo andando? Non avevamo la moto? Ce l'abbiamo. No, 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 no. Ecco. C'ero quasi. Non lo sapevo. Ecco la moto. Sulla moto, presto, dai! Beh, ovvio che dobbiamo fare presto, cavolo. Reggiti forte. E si è reso il paraurti. Io credo che ci abbiano riconosciuti. Credo. E adesso? Dovremmo avercela fatta. Dovremmo, sì. Che dici di fermarci? Cosa? Prendere fiato. E ora che si fa? Che nottata, eh? Eh sì. Quella signora. Ehi. Ehi, stammi a sentire. Oh, ascolta. Appunto. Insomma, la signora era... Ma non posso... Muore di infarto davanti a te. Ora che facciamo? Cioè, che cosa dobbiamo fare? Non posso tornare all'orfanotrofio. E tu non puoi tornare al lavoro. Hai un lavoro? Torniamo. Certo. No, dico sul serio. Scappiamo da questo posto e andiamo al più lontano possibile. E dove cavolo andiamo? La polizia non ci troverà mai. Ma suppongo cercheranno Nathan e Samuel Morgan. Ah. Giusto. Oh cazzo, vabbè, fanculo. Hai ferrato su quegli argomenti quanto quella povera signora. Ecco, ho sempre saputo che eravamo destinati a qualcosa di grande. E ora dove andiamo? Avevo capito cosa. Ma questo. Cosa dobbiamo risolvere tutte le cose? Oh, con calma. E sono bravi con i documenti. Il nostro nuovo nome. Eh? Per mamma Sir Francis Drake aveva dei nomi. E dunque? Siamo per venire. Non è un po' esagerata. Non è vero. Nathan, siamo nati per questo. E ti prometto che tu e io insieme faremo strada. Sì, lo vedo come avete fatto. È un bel viaggetto, ma... Oh, ha visto robe che nessuno ha visto. Cioè, è soddisfatto. Oh, siamo tornati grandi. Soprattutto. Ma scusa, ma lei come c'è finita in mezzo alla foresta? Quando l'ho perso? Sì, l'hai perso ancora. Non
Silenzio. Esatto. Ora che facciamo? Se io quasi mi metto la foresta senza niente, senza. Io vorrei sapere che fare ora. Penso che tu sia fortunato perché ti ho trovato appena in tempo. Già. Ero già morto in pratica. A proposito, come mi hai trovato? Oh, è stato Appunto. facile, ho seguito il rumore dei proiettili. Ah. No, come sei arrivata fin qua giù? Con cosa? Mi senti, Sally? Ah, capito. Con l'elicottero? Un po' ammaccato, ma è ancora vivo. Ordinaria amministrazione. Vabbè, sta Ora questo. non ci resta che salvare l'altro Drake. Spiega Nate. Eh già, dobbiamo salvare anche quello. Anche se è stato un bastardo. Bello averti qui. Non potevo mancare. Che è successo, Sam? Oh, ho cambiato Cosa hai camicia. preso? Merda, sai dove sono? Sì, No. sono diretti alla punta nord dell'isola. Cerca un posto Sì, dove puoi quasi. andare da quelle parti. Una volta liberato Sam, dovremo andarcene in fretta. In fretta, ma in Ricevuto. fretta. Un Ehi, e il tesoro? po' di corsa. Esatto, Ma in non ci realtà serve. non esiste nessun Alcazar. Sono tutte cattate. Quindi Sì, ci ha il trovati. debito e la fuga? Sì, Sam si è inventato tutto. Che stronzo, vero? Già. Senti, ti spiegherò tutto appena saremo insieme, ok? Sì, non vedo l'ora. Ah, e state attenti laggiù. E chi vuoi che ci sia? Sì. O almeno qualcuno che si è raccolto le armi. Ci toccava andare in giro come barboni a pugni. No, intendo. Che mi hai salvato. Nuovo. Ho rischiato di non farcela. Andiamo. Ho trovato un veicolo. Veicolo, cioè elicottero. Siamo diretti al versante settentrionale dell'isola. Sì, non Abbiamo vedo le armi? l'ora. L'atrio è di Cazzo, Collegamenti Libertà. colpa mia, scusate. Mi è partito un proiettile Tesoro probabilmente è e lì. Dobbiamo prima sì, salvare ok, Sam. vorrei finirla qui. È stato un capitolo un po' noiosetto in Death Fury, a parte quest'ultimo, ma ok, ci vediamo al prossimo e ciao.